Anche a Ferragosto, tra un bagno e l'altro, non vi lasciamo mai soli. Ciao a tutti dagli avariati, iscrivetevi al nostro canale. Punto sul mercato della Roma, che proprio nelle ultime ore ha avuto tantissime novità. In primis, quella più importante, il rinnovo del contratto di Zaniolo. Quindi Zaniolo si lega alla Roma, scelta che noi condividiamo perché comunque nell'interesse del giocatore fare un altro, almeno un altro anno da titolare in una società che crede in lui, dove può esplodere con le migliori condizioni possibili. È sicuramente un talento indiscutibile, fisicamente straripante, deve confermarsi ad alti livelli e nella Roma può farlo al massimo perché il gioco di Fonseca può esaltarlo nella posizione di trequartista nel 4-2-3-1, quindi lo vediamo veramente bene quest'anno. Ci complimentiamo con lui per questo rinnovo importante. E con la Roma che è riuscita comunque a trattenere un giocatore che aveva tantissime richieste. Rinnovo di Under, anche lui si lega alla società giallorossa con uno stipendio quasi raddoppiato rispetto al precedente. Importante anche per lui rimanere in questa squadra perché questo gioco di Fonseca sembra esaltare molto la fase offensiva, mentre la fase difensiva un attimino da rivedere con questa linea abbastanza alta. A meno che la Roma non prenda un difensore molto molto rapido. Quindi davanti la Roma con questi due rinnovi si cautela, sempre Dzeko in forze perché a questo punto sembra sempre più probabile la permanenza di questo giocatore perché la vicenda Icardi non si sblocca, Higuaín sembra rimanere alla Juventus, quindi al momento le posizioni sono un po' in fase di stallo. Vedremo se nei prossimi giorni si sbloccherà la situazione, quindi con Dzeko all'Inter. Un probabile Icardi alla Roma con un conguaglio importante, si parla di circa 40 milioni di euro, quindi staremo un attimino a vedere. Per quanto riguarda il centrocampo, c'è l'uscita di Nzonzi per la festa e la felicità dei tanti tifosi giallorossi che comunque ci seguono. Si lega al Galatasaray in prestito oneroso più diritto barra obbligo di riscatto. Attendiamo solamente il comunicato ufficiale. Lo stesso Nzonzi ha ufficializzato il suo passaggio al Galatasaray sui propri profili social, quindi attendiamo solo il comunicato per capire la formula complessiva del trasferimento. Anche Gonalon sembra in uscita, forse verso il Bordeaux. Fase difensiva da sistemare perché la Roma al momento ha solamente Fazio, Jesus e Mancini, un Mancini ancora da rivedere in fase di marcatura. Sembra Lovren il prescelto da parte della società giallorossa, si parla di un prestito oneroso 2-3 milioni più un riscatto tra i 13 e i 15 milioni. Vediamo perché comunque onestamente, secondo il nostro parere, non è il profilo che cercava Fonseca, perché in conferenza stampa parlava di un difensore sì esperto, ma veloce e che sappia impostare. Sicuramente Lovren è esperto, sicuramente è un buon marcatore, è un cosiddetto cagnaccio, lo stopper da altri tempi. Non ha piedi proprio diseducati, però di certo non è un giocatore che imposta da dietro e di certo non è veloce, quindi non è il profilo che Fonseca ci ha indicato pochi giorni fa in conferenza, quindi staremo un attimino a vedere. È saltato Olsen al Montpellier che ha virato su Rulli, si parla di un affare saltato per soli 200.000 euro per una extra richiesta di Petrachi. Sarà vero? Chi lo sa? Queste sono le notizie che ci giungono. Quindi al momento questo è un po' il mercato della Roma che nelle ultime ore comunque ha avuto tante notizie, tante ufficialità e vedremo un attimino per l'attaccante la situazione come si sblocca. Si parla anche di Batshuayi, l'attaccante belga in sostituzione di Schick però e non di Dzeko, quindi magari un nuovo reparto offensivo Icardi-Batshuayi per la Roma. Chi lo sa, staremo a vedere nei prossimi giorni, il mercato comunque ancora caldo. Ci tenevamo anche a Ferragosto a stare con voi, a farvi compagnia. A farci compagnia a vicenda e ci vediamo prestissimo, quotidianamente per tantissimi nuovi video, visto che le notizie comunque sono tante e ci fa piacere condividerle con voi. Buon Ferragosto a tutti dagli avariati, vi abbracciamo, un saluto grande che ci seguite con tanto tanto affetto su tutte le nostre piattaforme social. Divertitevi e buona giornata. Ciao amici.